È stato presentato questa mattina presso il Cassiopea Shopping Center di Sant'Arsenio la 14ª edizione della manifestazione Teatro Amore Mio, la rassegna nazionale di teatro amatoriale. Si tratta di un evento ormai consolidato sul territorio ed è stato ideato e fortemente voluto dall'Associazione Culturale Tempo e Memoria. Vediamo le interviste. Questa è la nostra 14ª edizione. Quest'anno siamo orgogliosi di presentarla ancora perché abbiamo un cartellone di tutto rispetto. In pratica saranno 17, forse 18 le compagnie che si esibiranno durante la kermesse. Accompagnerà tutto l'inverno, quindi saremo di compagnia tutti quelli che vorranno venire a trovare noi a teatro, e quindi l'impegno è massimo. La qualità delle compagnie quest'anno si è elevata ulteriormente rispetto agli anni precedenti, e quindi siamo fiduciosi di un ottimo successo. Abbiamo anche avuto difficoltà nello scegliere le compagnie, talmente sono state tante le richieste, abbiamo dovuto dire anche dei no. Abbiamo messo in atto una bella rassegna che credo sia l'unica nel suo genere nel Vallo di Diano, con tante serate e tante compagnie che vengono sia da regione che da fuori regione. Quest'anno abbiamo inserito anche qualche musical, appunto per le richieste avute dalle persone, dagli spettatori, per gli amanti di questo genere di spettacolo. Come diceva Gerardo, quest'anno saranno 16, 17, forse 18 compagnie che ci faranno compagnia. Speriamo anche quest'anno, come gli altri anni, di divertire il nostro pubblico. Solo un appunto volevo fare: abbiamo una pagina Facebook, Teatro Amore Mio, dove potete trovare tutti i video e immagini della rassegna di quest'anno e delle rassegne precedenti. Molto importante soprattutto perché poi è un'iniziativa che nel corso degli anni è cresciuta. Prima erano poche serate, oggi c'è un cartellone importante, una rassegna che parte praticamente, se non erro, domenica prossima e termina nel mese di febbraio, quindi comunque un cartellone corposo a dimostrazione dell'impegno portato avanti dai ragazzi di Polla, dagli amici di Polla, e quindi un nostro piccolo sostegno ad un progetto interessante per il territorio in un ambito, quello culturale e poi quello teatrale, tra virgolette, pure poco diffuso nei nostri paesi. Io penso che, come ho sempre pensato, che sia fondamentale: chi raccoglie dal territorio deve anche investire sul territorio, e investire nel teatro significa investire nella cultura. La cultura è un momento di aggregazione, è un momento di unione, quello che forse manca nelle nostre zone, nel nostro Vallo. Speriamo che con questo messaggio qualcosa si muova, qualcosa possa cominciare a funzionare in questo senso. Tanto lavoro è stato fatto e sarà sempre fatto in raffronto ai giovani, mirato sulla loro crescita morale e anche intellettuale. Siamo arrivati alla iesima rassegna e devo dire che è una rassegna internazionale. Parteciperanno compagnie soprattutto di giovani anche estere, tipo Sant'Arsenio, San Pietro Altanagro, Petina, Roscignovecchia, Pertosa, Oletta, Caggiano, insomma tutti gente che viene da lontano. E in sostanza avremo tanto da dire, da fare. Verranno anche spettatori organizzati in Condorpedone, verranno da Montevergine, da ogni parte d'Italia. Una cosa però vogliamo raccomandare agli spettatori, a coloro che verranno: venire mangiati, perché non offriremo da mangiare niente, venire riposati perché non dovranno dormire, e soprattutto mettere a riposo i ragazzini, i bambini, che danno molto fastidio durante la rassegna. Quindi, altrimenti li dovremo, non dico sopprimere, ma li dovremo racchiudere in qualche scatola. La rassegna è interessante, quindi buon divertimento a tutti quanti. Noi ci siamo e vi aspettiamo.